Teatro Carignano, 13-18 febbraio 2024, repliche accessibili. Antonio e Cleopatra, di William Shakespeare, regia Walter Malosti. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Antonio e Cleopatra, di William Shakespeare, con l'adattamento e la regia di Walter Malosti. Le repliche dal 13 al 18 febbraio sono accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audio descrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di 2 ore e 20 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. Antonio e Cleopatra è una famosa tragedia storica di Shakespeare. Viene messa in scena per la prima volta nel 1607. Le vicende narrate si svolgono intorno al 40 a.C., quando il potere di Roma era concentrato nelle mani di tre sovrani, Antonio, Ottaviano e Lepido. In questo adattamento il dramma si concentra sulla relazione tra Antonio e la sensuale regina d'Egitto, Cleopatra, e sugli eventi politici e personali che travolgeranno le loro vite. La storia inizia ad Alessandria d'Egitto. Antonio, lontano da Roma e dai suoi doveri di marito e sovrano, si abbandona tra le braccia di Cleopatra. La notizia della morte della moglie riporta Antonio in patria. Tornato a Roma, si allea con Ottaviano e si risposa con sua sorella Ottavia. Cleopatra è tormentata dalla gelosia, ma i due amanti presto si ricongiungono. Antonio lascia il suo incarico romano, abbandona la moglie e torna ad Alessandria. Antonio e Cleopatra diventano così sovrani d'Egitto e della parte orientale dell'Impero Romano. Questa decisione fa infuriare Ottaviano e scoppia una guerra. Antonio affronta Ottaviano in due battaglie, ma ne esce tragicamente sconfitto. Il dramma storico si intreccia alla tragedia individuale dei due protagonisti e alla loro storia d'amore, sconvolta dal tipico intreccio shakespeariano di equivoci. Scene e costumi. L'azione si svolge tra Roma, il palazzo di Cleopatra ad Alessandria d'Egitto, e il campo di battaglia. La scenografia è essenziale e stilizzata. Una pedana di legno rosso occupa tutta la larghezza del palcoscenico. Lo spazio è delimitato lateralmente da due alte pareti bianche di pietra. Sul fondo c'è una terza parete, color ocra, con un'apertura circolare in alto e un varco quadrato in basso. Una pedana mobile trasporta alcuni elementi scenici. I personaggi indossano costumi tipici dell'antica Roma, lunghe tuniche dai colori accesi, strette da cinte di cuoio sulla vita. I militari portano corpetti, stivali di pelle, polsiere di cuoio e spade. Cleopatra ha capelli grigi e ricci raccolti in una voluminosa coda. Cambia spesso vestito, usa splendidi mantelli e abiti di stoffa leggera che scoprono gambe e schiena e indossa lussuosi gioielli. Antonio ha lunghi capelli grigi e riccioluti, porta una tunica rossa con ornamenti dorati e un lungo mantello nero. In altri momenti una divisa da generale con un lungo cappotto di pelle rossa. Il giovane dio Eros ha due grandi ali piumate nere, indossa pantaloni dorati,
e un corpetto su cui è raffigurato un sole. L'indovino è vestito di bianco con un copricapo conico che termina con una sfera. Autore e regista: William Shakespeare nasce nel 1564 ed è considerato il più importante drammaturgo inglese del periodo elisabettiano. Le sue opere teatrali sono state tradotte e rappresentate in tutte le lingue del mondo, tra le più celebri Romeo e Giulietta, Amleto, Otello e Sogno di una notte di mezz'estate. I suoi testi sono caratterizzati da un complesso intreccio di personaggi, una poetica raffinata e un'acuta profondità filosofica. Walter Malosti è regista, attore e artista visivo. I suoi spettacoli hanno ottenuto i più prestigiosi premi dalla critica italiana. Dal 2010 al 2017 ha diretto la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino. Dopo aver diretto la Fondazione TPE, Teatro Piemonte Europa, dal 2021 è direttore del Teatro Nazionale ERT, Emilia-Romagna Teatro. Info, prenotazioni e biglietti. Per maggiori informazioni scrivici a accessibilità@teatrostabiletorino.it o chiamaci allo 011 5169 460. Prenota in anticipo i biglietti specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011 5169 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Carignano, Piazza Carignano 6, Torino. Orari spettacoli: martedì, giovedì e sabato, ore 19:30. Mercoledì e venerdì, ore 20:45. Domenica, ore 16:00.